Vabbè, qua siamo al limite proprio della fantascienza distopica, perché praticamente, allora, questo è, parto dal presupposto, un'indiscrezione lanciata da Tuttosport e da calciomercato.com, che mi è stato appunto fatto notare da un mio amico che si chiama Mirko, appunto ringrazio qui pubblicamente, ed è un'indiscrezione che parla di Paul Pogba, perché voi avrete pensato che Juventus-Manchester United con la clamorosa remontata dello United sia stata semplicemente una partita di calcio. Io vi dico che non è stata semplicemente una partita di calcio, ma che ha avuto e ad avrà anche degli strascichi che ci porteremo ancora un po' davanti. Uno degli strascichi, diciamo, è quello relativo a Paul Pogba. Nei giorni scorsi c'è stata un'indiscrezione secondo cui Pogba avrebbe perso l'aereo della squadra e si sarebbe imbarcato un'ora dopo perché si sarebbe trattenuto a parlare con alcuni tifosi e con alcuni compagni per quanto riguarda il test dell'antidoping. Voi sapete, alcuni calciatori sono trattenuti dopo le gare a scelta per il test dell'antidoping per controllare che ci sia stata appunto la normalità e il normale svolgimento dei fatti. Durante i momenti in cui Pogba si è confrontato con la curva, quindi avete visto le fotografie sui social network, Pogba è andato vicino alla curva della Juventus, ha raccolto magliette, striscioni, eccetera, eccetera. Molti tifosi hanno riportato, secondo quanto dice Tuttosport e calciomercato.com, che Pogba avrebbe promesso alla Juventus, in generale ai tifosi della Juventus, di tornare quest'estate. Ovviamente, ragazzi, perché ero restio a fare questo video, poi mi sono convinto perché ho detto vabbè, raga, facciamolo, perché comunque è una notizia che è filtrata. Perché ovviamente io non credo molto alle parole dei calciatori che hanno situazioni contrattuali molto dubbie. Nel senso, Pogba ha detto tante cose, ha detto anche che la Juve era casa sua e non avrebbe mai voluto andare via dalla Juve, poi abbiamo visto tutti com'è andata e quindi di conseguenza non posso mettere la mano sul fuoco su una persona di cui attualmente, per quanto riguarda il punto di vista calcistico, io non mi fido. Però è sicuramente un'indiscrezione molto molto interessante ed è un'indiscrezione che fa pensare, perché effettivamente lo stiamo dicendo da un anno a questa parte, la Juventus ha bisogno di un centrocampista con le caratteristiche di Pogba, ha bisogno di un centrocampista che vada a coniugare bene la fase difensiva con quella offensiva, che sappia far ripartire l'azione, che sia molto bravo in zona gol. Pogba, secondo me, è un giocatore che la Juventus ancora oggi può fare la differenza. Il fatto che ci sia questa voce in cui Pogba potrebbe tornare alla Juventus sicuramente mi apre degli scenari completamente diversi per quanto riguarda il discorso di Pogba, appunto. Ed è una situazione che mi apre anche delle situazioni diverse, nel senso, Pogba alla Juventus, ok, però chi cedi, chi acquisti, basta Pogba per il centrocampo? Cioè, ci sono tante, tante, tante domande che mi faccio. Sicuramente non è un affare semplice. Io parto dal presupposto molto semplice che la Juve Pogba l'ha preso a zero e l'ha rivenduto a 105 più bonus. Il Manchester United l'ha perso a zero e l'ha dovuto riacquistare a 105. Penso sia stata il più grande errore economico della storia del calcio. Non credo che il Manchester ce lo dia per una cifra comunque inferiore ai 100 milioni di euro, comunque agli 80 e 90. Quindi parliamo comunque di un investimento ingente, di un investimento comunque molto grande, che per la maggior parte delle volte è complicato. Nel senso, ragazzi, non è che si fa il colpo di calciomercato in una settimana. Qui c'è una fase di studio, bisogna a casa sta smonta tutto, bisogna comunque andare a parlare con l'entourage del giocatore, bisogna capire lo stipendio, perché Pogba guadagna 11 milioni di euro a stagione e alla Juventus questo stipendio non c'è, nel senso che il tetto è 7,5, più l'eccezione di Ronaldo è a 30. Insomma, ci sono tante cose da capire e tante cose che io sinceramente al momento non sto capendo. Volevo sapere appunto da voi, perciò ho fatto il video, che cosa ne pensate. Voi sapete che io ci tengo molto a quello che dite, alla vostra opinione, leggo i commenti. La maggior parte delle volte rispondo, se non rispondo perché ho scordato, perché mi è sfuggito un commento, voglio sapere da voi quante possibilità ci sono di vedere Pogba di nuovo alla Juve.